Allora, buongiorno a tutti, con l'assessore alla regione, alle infrastrutture Alessandri, abbiamo ritenuto proprio di convocare questa conferenza stampa per un'informazione più di dettaglio e puntuale dello stato, diciamo, di allerta che si è verificato dopo la conclusione degli accertamenti sul viadotto, su un tratto del viadotto. Il viadotto in questione corrisponde con la rampa dell'aeroporto, quindi dopo i distributori dell'aeroporto, fino a via Pontgolfier, esattamente la rampa che da via Portuense sale sul viadotto, perché il tratto, sia la rampa di Montgolfier sia il tratto fino a Isola Sacra, compreso lo scavalco sul Te sulla fossa Traianea, invece non ci sono problemi, in quanto quel tratto già era stato rifatto negli anni 90 da parte dell'ANAS. L'ANAS è arrivata, ha ricostruito il tratto Isola Sacra Portuense, però ha lasciato, diciamo, nello stato originale invece il secondo tratto, che è un tratto di circa 600-650 metri. Stiamo parlando, ovviamente, come sapete, come molti sanno, è un viadotto a due corsie per senso di marcia, che affiancato, non è un unico viadotto, sono due viadotti affiancati che camminano affiancati proprio per una lunghezza, ripeto, di oltre 600 metri. Quei 600 metri sono è costituito da un viadotto che è quello originale, cioè è quello degli anni 60, quando si è costruito l'aeroporto, e quindi con tutti i problemi che questo naturalmente si è portato dietro, compreso una lunga assenza, non a caso l'ANAS ha fatto solo il primo tratto, il secondo non l'ha fatto, e quindi via via, per assenza di manutenzione e così via, diciamo, la situazione si è resa ogni giorno più difficile. Ora, cosa è successo? È successo che nel mese di maggio, poi si è consolidata nel mese di giugno, l'Astral, quindi ancor prima, su questo dobbiamo essere chiari, ancor prima che succedesse l'evento di Genova, l'Astral ha deciso di fare una verifica sulle opere d'arte, che di questo comune, cioè in questo caso di via dell'aeroporto. Il primo sondaggio è stato fatto sul ponte della Scafa. Conoscete la vicenda del ponte della Scafa, perché l'abbiamo vissuta e voi l'avete scritta e raccontata, e quindi lì si è fatto quel provvedimento straordinario che ci ha portato alla situazione attuale del ponte della Scafa. Poi ha proseguito con le indagini di carattere strutturale, indagini sui materiali, indagini, diciamo, sulla prestanza dello stesso viadotto. Ha continuato questa indagine proprio su questa parte del viadotto, e quindi sul vecchio viadotto, il viadotto che prima descrivevo. Lo stato manutenzione, ma anche di fragilità, diciamo, del viadotto è emerso in tutta la sua, prestanza, in tutta la sua portata. E quindi... Inizio, intanto sono Angelo Perfetti del Faro Online. Lei ha parlato dell'inizio delle indagini nel 2017, luglio 2017. Io le ricordo che nel 2016 proprio il Faro Online fece un'inchiesta specifica sulla situazione del ponte. Astral intervenne in quell'epoca dicendo che non c'erano rischi particolari. Oggi, a due anni di distanza, ci ritroviamo invece con le preoccupazioni di due anni fa. Mi chiedo perché si è perso quell'anno? Ma non è che adesso il Faro scrive una cosa, dopodiché immediatamente arrivano pompieri
arrivano adesso, non esageriamo, è vero che la potenza del fuoco del faro è strepitosa, è vero che la potenza del fuoco del faro è strepitosa, è vero che la potenza del fuoco del faro è strepitosa, però non è che tant'è che almeno dopo pochi mesi la regione cosa fa? Incarica l'Astra e gli dice vai a fare la verifica. 2017 stiamo parlando. Le verifiche statiche non sono una cosa, qui ci sono ingegneri, sanno perfettamente meglio di me che poi la verifica statica è una cosa abbastanza complicata. Materiali, prove di carico, prove di tenuta, vedere com'è la parte dell'acciaio dentro diciamo, c'è una serie di cose. Fatto questo, si arriva al primo risultato, Ponte della Scafa, e si arriva dopo senza incidenti, attenzione, ci si arriva senza incidenti, per fortuna, presa in tempo. Secondo, chiudono i sondaggi e si arriva, per fortuna, senza incidenti, sul il viadotto degli anni 60. 45 giorni, sì, noi pensiamo che 45 giorni siano sufficienti per fare, salvo casi eccezionali, quando lavori c'è sempre diciamo qualche cosa che va storto, spero di no, però 45 giorni dovremmo avere una viabilità alternativa, compreso la discussione con la città metropolitana per l'uso del corridoio. Secondo me, ma questo lo dico adesso, la discussione con la città metropolitana la faremo, con la sindaca Raggi che è la sindaca della città metropolitana, non dimentichiamocelo mai, che vista l'eccezionalità della questione di questa fase, forse l'uso dell'intero corridoio ci aiuterebbe nel sistema generale, l'uso dell'intero corridoio, non solo nel tratto diciamo in prossimità del ponte. Però adesso questa è una discussione che stiamo facendo, l'abbiamo cominciato già da ieri, e mi sembra che vada bene nella direzione che scatterà. Quando ci sarà l'appalto, ovviamente, perché quando ci sarà la nuova ditta che dice bene, la ditta siamo in grado di cominciare i lavori, è evidente che bisogna togliere tutte le macchine, tutti i mezzi che passano su quel viadotto e spostarli sulla viabilità. Nel frattempo la facciamo funzionare anche per tararla se c'è bisogno di aggiustamenti in corso d'opera, perché poi dopo, siccome è alternativa, vai anche nella fase diciamo più sperimentale. La viabilità alternativa, abbiamo fatto una specie di fagiolo, sì, che collega le due cose. E quindi questa rampa che in questo momento sarà a scendere a senso unico, questa rampa dell'aeroporto, sì, che da via dalla rotonda dell'aeroporto arriva sul lago di Traiano, su via Lago di Traiano, questa è via Lago di Traiano, no? Sì. A questo punto adesso, appena finiti i lavori, sarà a senso unico a scendere. Quando invece ci sarà la demolizione di questo viadotto, a questo punto è un doppio senso per ritornare su via dell'aeroporto, che poi c'è un ritorno a questa parte. Oh,